Sì, no, ma cioè, me ne assumo anche la responsabilità perché, al di là del fatto di Reali che arrivava da un'altra squadra, magari aveva giocato meno, eccetera, ci può stare, però Perpetuini è quello che mi ha fatto un po', mi ha dato un po' da pensare, no? Al di là di Toppan che, voglio dire, ha avuto veramente un problema di appoggio. Però, così, sono un paio di giocatori che si sono fatti male muscolarmente che ci fanno un po' riflettere, ci mancherebbe altro. Poi le altre cose ci stanno, perché sono tutte piccolezze, Meduri, Lanzoni, altre cose, insomma, robe che ci stanno. Però due giocatori che si fanno abbastanza male muscolarmente fanno riflettere. Qualche problema ha avuto Perpetuino? Perpetuini ha uno stiramento, una lesione di 1,5 cm abbondante, quindi anche se ha finito la partita a Reggio Emilia normale, io giocando a volte mi sono fatto male, mi sono strappato anch'io, cioè, ma io casca Montero non mi rialzavo più, mi portavano fuori a mano. E quindi dico, è strana sta cosa qui, però oh, se c'è bisogna rifletterci sopra. Poi altre cose no, Molina, Cruz, Marinaro, eccetera, eccetera, Frigerio stesso quando è stato fuori, erano problemi di botte, di contusioni, quello è un altro discorso. Però l'assenza di Perpetuini, che era il capitano, ma anche un po' il metronomo del Sì. centrocampo, può pesare adesso a lungo andare in questa finale di stagione. Sai, abbiamo sempre degli ottimi giocatori. Dei titolari, perché vuoi dire Velardi è un titolare, Meduri è un titolare, Wagner è un titolare, quindi siamo tranquilli Dicevo forse comunque. per caratteristiche, perché magari Velardi è un po' più incontrista, Meduri forse lo stesso. Era quello che gestiva un attimo di più il gioco, diciamo. No, no, va bene, non mi lamento, non piango mai su quello che succede. Mister, provando a immaginare la partita di domani, ci hanno descritto il Foligno non proprio come la squadra che verrà a Foggia per imporre il suo gioco, ma che cercherà fondamentalmente di fare quello che ha fatto l'Atrizium 15 giorni fa, cioè di sfruttare magari anche l'errore in fase di impostazione del Foggia. È una cosa che alla luce delle ultime prestazioni casalinghe la preoccupa un po'? La prima partita preoccupa un po' tutto, mi preoccupa intanto anche lo stato di forma del Foligno, che vi ripeto, non guardiamo la classifica perché sennò siamo già sulla strada sbagliata. È una squadra che in questo momento insomma non è la squadra del girone di andata e quindi sono tante piccolezze che preoccupano, però penso che anche noi a loro creeremo un po' di problemi sicuramente, non è che staremo a guardare, ci mancherebbe altro. Pensato a qualche soluzione particolare, considerato che verso la stessa missione è una squadra che gioca meglio in trasferta, ciò significa che ha bisogno di spazi per Sì, potersi distinguere. Nello spazio di sicuramente qualche accorgimento l'abbiamo provato e lo prenderemo per domani. Chiaro che non lo dico perché sennò è normale, però qualcosina abbiamo provato, tutta la settimana che proviamo un certo tipo di cosa. No, facile, considerando che le caratteristiche dei giocatori sono quelle, insomma. comunque, domani presentiamo un'ottima squadra in campo. Quindi sono molto fiducioso, so che sarà difficile, molto, anche perché dati alla mano, in casa abbiamo vinto solo due partite, perlomeno a quando ci sono io, tre in totale, quindi non sarà facile. Però insomma, alla fine, vi ripeto, anche noi creeremo problemi a Foligno, non solo a Foligno Ecco, tra l'altro avete questa congiuntura che con le partite anche ravvicinate, no? Perché pensavo ormai è una semifinale di Coppa, quindi a noi. Sì. sicuramente l'affronterete pure. Quindi c'è da gestire, insomma, una partita alla volta, però sapendo che c'è questo filotto, no? Di 3 gare per No, in 8 giorni. c'è questo filotto, poi ce ne sarà un altro quando ci sarà il ritorno e poi ce ne sarà un altro perché il mercoledì giocheremo una partita con la Spal in casa di campionato. Quindi abbiamo tante partite ravvicinate. Mi dispiace che proprio tutto questo meccanismo, no, intanto per fortuna da mercoledì avremo Perpetuini, Benitucci, che voglio dire, è un giocatore in più. Reali sta recuperando, anche Lanzoni penso che a presto sarà qui, quindi
e quindi insomma qualcosa riusciamo a recuperare. Cruz penso che da lunedì ricomincerà a allenarsi col gruppo. Piano piano qualcosa, è evidente che se fossimo stati tutti a disposizione sarei stato più tranquillo, più contento, ci mancherebbe. Però abbiamo anche dei giovani buoni da Alberetti, quindi domani qualcuno sarà in panchina sicuramente. E quindi... Ecco, chi si porta dei ragazzi da Alberetti? Allora, i nomi, allora, Mastro Berti, poi... Leo, il portiere, poi c'è Lacerenzi, Lacerenza e... Sì. Ora mi scuso con i ragazzi perché non so i nomi, ma insomma, anche capito. No? C'ho ben presente però chi sono e cosa danno, quello ce l'ho ben presente, non vi preoccupate. Lunedì è qui. Si riaggrega le cose? Sì. Tranquillo. La cosa, vedi, penso che ci si mette una bella, ci si può mettere una bella pietra sopra e andare avanti. Insomma, è già anche da un po' che l'abbiamo fatto, quindi anche Paolo. Quindi ha chiesto queste due settimane così proprio anche per riprendersi sotto tutti i punti di vista, fine. Insomma. Mister, lei ha messo in settimana con una certa chiarezza dialettica una pietra sopra il discorso delle pressioni, no, da stadio Zaccheria, portandoci l'esempio di Aldo Serena che sbaglia l'aggancio, certo, in Interlecce, sì, che sì, San sì, Siro lo fischia. Sì. La partita di domani, sì, potrebbe essere quella, tra virgolette, della riappacificazione con lo Zaccheria, ammesso che si sia litigato poi. Bravo, hai detto bene, ammesso che si sia litigato. Cioè, qui io ho sempre visto che quando noi abbiamo fatto, a parte le due vittorie, no, vi parlo di me, a parte le due vittorie, ma anche qualche buon pareggio, per esempio col Sorrento, eccetera, eccetera, siamo usciti fra gli applausi. Ma se uno non capisce che noi facciamo alla fine, anche se è uno sport, ma è uno spettacolo. Cioè, voglio dire, se io vado a vedere un brutto film o una brutta commedia o una brutta partita, pago il biglietto, ho anche il diritto di applaudire, ma ho anche il diritto di fischiare, fine lì. Questa è una cosa, ma mica a Foggia, in tutto il mondo succede così, no, tutto lì. Poi, ripeto, ci sono poi delle piazze dove, ma non è neanche vero, perché io ho iniziato a allenare, allenavo l'Iperzola, c'erano 200 persone a vederci, e quando non vincevi senti anche le 200 persone, perché nel silenzio le senti anche, no? Senti proprio magari anche il commento, quindi moltiplichi le 200 per 10, per 20, per 30, è normale che sia così. Se uno vuol fare questo mestiere, questa cosa qui la deve mettere in preventivo, perché è così. È giusto che sia così. No, tra l'altro io ricordavo una cosa, cioè storicamente è un pubblico al campo, mediamente, che è sempre stato anche molto partecipe alle vicende, perché poi segue. Per esempio, una squadra che ha tanti giocatori che non stanno bene, non è un alibi, ma addirittura è un motivo in più, almeno di solito ha funzionato sempre, cioè sapendo in anticipo che è una squadra che può avere anche, diciamo, un problema durante la partita, perché un conto se c'è 5. Allora, campi, a me è capitato a Cava dei Tirreni, no? Dove la tifoseria sapeva che noi non prendevamo soldi da mesi, va bene? E questa cosa qui, cioè a noi perlomeno, ci ha tolto un po' di pressioni, perché la gente aveva capito questa cosa qui e quindi ci sosteneva comunque, a prescindere. E quindi, voglio dire, però vi ripeto, tutto il mondo è paese. Cioè, quando io sento dire che a Foggia o in non è assolutamente vero. Ovunque sono stato, sia da calciatore che da allenatore, è sempre stato così. Quando le cose vanno bene, c'hai, no, la gente che ti applaude, che ti gratifica. Quando le cose non vanno bene, è normale che sia così. Cioè, chi fa calcio lo sa. E questo è il principio, no, è normale. Poi, se ci aggiungiamo che... Quanti anni è che il Foggia non va in Serie B? 15. Questo qui poi è quello che completa il tutto, ma questo lo dobbiamo sapere, è normale che sia così. Però poi, voglio dire,
fare bene o vincere un campionato a Foggia o vincerlo da un'altra parte, io penso ci sia anche poi la sua differenza. Quindi lo sappiamo che è così. E di che ci meravigliamo? Cioè, e poi ho sempre detto che secondo me è la squadra che deve portare dietro il pubblico, perlomeno all'inizio, è così, siamo noi che dobbiamo creare un po' la magia, no? Anche fuori, è così, è inutile, è così, è così. Posto? Prego.